Vediamo un po'. Dovremmo essere online. Ora ti mando il link. Pronti, siamo pronti. Vediamo un po'. Allora. Pronti, siamo pronti. Vediamo un po'. Allora. Come sempre, prove generali per chi si sta già connettendo. Prove tecnico-tattiche. Ok. Allora, abbiamo qua un link. Ale. Ok, vedo già le prime persone che si stanno collegando. Allora, come L'argomento mi facciamo piace. sempre, 30 secondi per fare tutti i collegamenti di link e partiamo con la diretta di oggi. Questo è un argomento caldo, direi. Esatto. Piace alla gente. Allora, stavamo discutendo con Emanuele, anche perché, anzi, abbiamo discusso fin dalla scorsa settimana sui temi che avevamo proposto, e io sapevo al 100% che avrebbe vinto Giorgio Capriota Skanderbeg, anche Sapevamo se avevo tutto. una lieve speranza anche per lo strategico di Maurizio Imperatore, che infatti si è confermato come seconda opzione. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere presenti a questa diretta. E ora non abbiamo più la spada di Damocle delle partite degli europei, che Grazie a vanno a Dio. coincidere con le nostre dirette. Di chi parliamo oggi? Fondamentalmente parliamo di uno dei condottieri balcanici che nel XV secolo vanno a sostituirsi al ruolo che era stato quello di Costantinopoli per tutti i secoli precedenti, ovvero di antemurale della cristianità occidentale contro la pressione dei turchi ottomani. I turchi ottomani entrano in Europa con la presa di Gallipoli a metà del 1300, poi ce ne parlerà meglio Emanuele. E da quel momento fondamentalmente sembrano inarrestabili. In pochissimo tempo piegano la Serbia, piegano la Bulgaria, arrivano al Danubio e sembrano veramente inarrestabili. Li verranno fatte contro due delle quelle considerate le ultime crociate dell'Occidente, che finiranno una peggio dell'altra, una Nicopoli e una Varna. E fondamentalmente sembrano non poter sconfinare e prendere Costantinopoli. Infatti, tutti davano per scontato che la città sarebbe caduta già all'inizio del 400. Verranno salvati da Tamerlano, che nel 1402 ad Ankara sconfiggerà pesantemente i turchi ottomani e per praticamente 30 anni lì andrà un attimino a ridimensionare, anche perché finiranno dentro un loop di guerre civili tra i vari figli, nipoti del sultano Beyazid. E questo qui salverà per un po' Costantinopoli, che però rimarrà sempre più isolata. Ai lati di questa marea turca che si espande dalla Tracia verso la Bulgaria e verso la Serbia, quindi i Balcani meridionali, tutta una serie di leader, di popoli che fino a quel momento non avevano dato grande fama di gesta a sé proprie, iniziano a ritagliarsi una certa fama. Tra questi abbiamo Giovanni Ugnadi, che praticamente non definito il Cavaliere Bianco. Fu uno dei grandi condottieri, oltre che reggente di Ungheria, uno dei più forti baluardi della difesa balcanica contro l'avanzata dei turchi. Poi ci sarà forse il più famoso da noi in Occidente, anche se per motivi sbagliati, cioè Vlad III Dracula di Valacchia, che è la figura storica a cui si ispirerà Bram Stoker in maniera molto, 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 molto libera nella sua figura del vampiro più celebre di sempre. Dovremmo fare una diretta anche su di lui. Probabilmente lo presenteremo anche lì. Poi c'è Stefano il Grande, che era il re della Moldavia. Ora questa terra è praticamente una terra poverissima e incastrata tra l'Ucraina e la Romania e la Bulgaria, una terra poverissima. Ma all'epoca la Moldavia giocò un ruolo fondamentale in quanto in mezzo tra i principati ucraini barra russi a nord, che all'epoca facevano parte della Lituania. La Polonia cattolica, i Balcani, i Carpazi fondamentalmente, quindi la Transilvania, la Valacchia, e soprattutto questi ottomani che spingevano anche loro per
continuare a circumnavigare e trasformare il Mar Nero in un mare chiuso ottomano. E lui continuerà a tamponarli su grandissime fortezze sul Danubio e con una serie di battaglie di retroguardia. E poi abbiamo il protagonista della diretta di oggi, cioè Skanderbeg. Skanderbeg, o meglio Giorgio Castriota, fu un principe albanese di una dei grandi clan nobili aristocratici che vediamo dalle montagne dell'antico Epiro, che guiderà per 25 anni una lunghissima guerra vittoriosa, perché per 25 anni non si farà mai piegare, contro i turchi ottomani. E oggi andremo a vedere tutta questa situazione. Ma prima di tutto passo la palla a Emanuele per descrivere come si è arrivati a questo punto, cioè come i Balcani sono arrivati a essere minacciati da questa avanzata musulmana che fino a quel momento, perlomeno fino a metà del 1300, era limitata all'Anatolia bizantina, che era cristiana a sua volta, sì, però pian piano era stata turchizzata. Allora, quando parliamo di Balcani, noi in Europa ci immaginiamo sempre una situazione molto complessa, molto difficile. Spesso abbiamo ancora un'immagine da ex Jugoslavia, nel senso che non abbiamo ben in mente che cosa c'è adesso veramente. Gli stati molto spesso ci sembrano molto estemporanei, insomma, ci dice oggi ce n'è uno, domani ce n'è un altro. Ai tempi delle vicende di Skanderbeg la situazione era molto più semplice. Perché in sostanza buona parte dei Balcani erano dominati dall'Impero Ottomano, in particolare i Balcani meridionali, mentre i Balcani superiori e tutta la zona appunto dei Carpazi fino all'Austria erano dominati invece dall'Ungheria. Quelle erano le due potenze del tempo che si giocavano l'area, con la situazione che fin da subito si è dimostrata favorevole agli ottomani, infatti poi si è visto come è andata a finire appunto con gli ottomani che hanno preso Budapest, ma questo è un altro discorso. Gli ottomani entrano nei Balcani praticamente per caso, perché inizialmente non hanno un'ambizione europea, anzi inizialmente non hanno proprio un'ambizione precisa, cioè loro nascono come una tribù di Gazi, quindi di guerrieri seminomadi e razziatori che si trovano sospinti da tribù più forti sempre più verso occidente, si ritagliano in modo molto fortuito i primi domini tra la fine del 200 e l'inizio del 300, poi appunto per vari casi della storia si ritrovano ad avere un dominio relativamente vasto nell'Anatolia nord-occidentale e poi si tentano il salto in Europa più per merito per una situazione legata mal funzionamento dello Stato bizantino, se così possiamo chiamarlo, unito appunto a situazioni di guerre civili piuttosto che a terremoti che avevano reso difficile la gestione della difesa ai legittimi proprietari del territorio. Quando gli ottomani entrano e iniziano subito a spadroneggiare in Tracia e a creare un loro dominio molto molto solido, che di fatto non viene più contestato, perlomeno non con una forza efficace. Ai tempi c'erano ancora per esempio i potentati bulgari piuttosto che vari potentati latini, quindi gli stati occidentali, la maggior parte dominati da signori italiani che si erano ritagliati dei domini personali dopo la quarta crociata, che poi vengono chi più rapidamente, chi meno rapidamente spazzati via e inglobati nello Stato ottomano. Ai tempi della grande espansione ottomana dei Balcani la potenza dominante dell'area è l'impero serbo, un impero molto giovane che si è trovato anch'esso più per un caso fortuito che per abilità o se vogliamo dirla, per l'abilità del suo imperatore fondatore, ad avere un territorio relativamente vasto che va bene o male dalla Serbia attuale fino al Peloponneso, quindi un territorio tutto sommato rispettabile come estensione. I serbi si giocano la carta della dominazione dell'area nella battaglia della Piana dei Merli, conosciuta anche come la battaglia del Kosovo, dove vengono fondamentalmente distrutti, e a quel punto gli ottomani diventano la potenza incontrastata della regione. Quando parliamo di Skanderbeg, quindi un ventennio che va più o meno dal 1442 grosso modo fino al 1462-64, insomma anche qui la situazione non è sempre chiarissima, al tempo appunto i potentati in gioco erano, oltre all'impero ottomano
che ormai dominava tutta l'area balcanica che andava dall'Adriatico fino al Mar Nero praticamente, abbiamo i rimasugli degli staterelli latini, in particolare il Ducato di Atene, retto da una famiglia appunto italiana, quella degli Accaiuoli, che era ad un certo punto diventa una sorta di vassallo di Costantinopoli, pur rimanendo uno stato totalmente ininfluente nella politica del tempo. Poi abbiamo appunto quanto resta dell'impero romano, quindi Costantinopoli, i suoi sobborghi, qualche isola e una parte del Peloponneso, e fino ad una certa data la città di Tessalonica. Poi abbiamo i cavalieri di Rodi, nell'isoletta di Rodi, i vari domini di Genova e di Venezia, che ci sono e resteranno ancora per un pochino di tempo anche dopo gli eventi che andiamo a narrare. I bulgari vengono appunto rapidamente assorbiti, quindi chi in modo formale, chi in modo un po' meno informale, alla fine smettono di esistere, e la stessa cosa per lo Stato serbo, anzi lo Stato serbo ad un certo punto diventa una sorta di stampella dell'impero ottomano, perché molti dei signori serbi capiscono verso che onda sta andando la marea e quindi non ci pensano due volte a schierarsi apertamente con gli ottomani, anche contro Skanderbeg e i signori dell'Ungheria. Quindi alla fine l'unico avversario di un certo peso per gli ottomani rimane l'Ungheria. In quella che noi oggi chiamiamo l'Albania, che di fatto era l'antica provincia dell'Epiro, che aveva ospitato il despotato d'Epiro, quindi lo stato post-bizantino, post-caduta di Costantinopoli, che si era venuto a creare in quell'area, che è un'area che va più o meno dalla Grecia nord-occidentale fino all'attuale Montenegro. Appunto, prima abbiamo avuto una serie di signori locali che poi fanno una fine non proprio bellissima, poi subentrano anche lì per vie traverse varie dinastie estere, tra i quali ricordiamo anche gli italiani, gli Orsini, e anche, non mi ricordo, un'altra dinastia italiana che ha... gli Acciaiuoli. Gli Acciaiuoli di Atene, loro sono i... non mi ricordo, mi ricordo solo che uno dei loro duchi si chiamava Esaù. Quindi una premessa fantastica, che anche loro regnano veramente pochissimo. Questo despotato rimane fondamentalmente, almeno sulla carta, ha degli scampoli fino al 1470, ma di fatto molte aree, specialmente della zona interna, ad un certo punto iniziano a governarsi da sole. Vengono governate dai signori locali, quelli che poi sono diventati i capistipite di quella che noi chiamiamo lo stato albanese moderno. Anche qui la denominazione non è sempre molto molto chiara, perché Skanderbeg in particolare si fa nominare dai suoi principe di Albania, in latino tra l'altro, nonostante quello fosse un territorio che fosse da sempre sotto l'influenza greca. Quindi anche lì è un pochino da capire questa storia, se in realtà il titolo di principe d'Albania non gli fosse stato, diciamo, appioppato in realtà dai suoi alleati occidentali, più che dal retaggio che avesse quel territorio. Noi abbiamo tra l'altro delle repliche, non si sa neanche quanto fedeli in realtà, dei presunti elmi, armi e armature di Skanderbeg, dove viene nominato anche come re d'Epiro piuttosto che con altri titoli estemporanei che non sappiamo in realtà se lui ha mai né rivendicato né portato. Quindi è tutta una situazione abbastanza controversa, anche perché poi la figura di Skanderbeg diventa una figura mitica, che per certi versi ricorda sia El Cid in Spagna che Robert de Bruce in Scozia, quindi è una sorta di padre fondatore della nazione moderna, le cui gesta vengono poi raccontate oralmente, entrano nel folklore locale, soprattutto anche qui molto strano, cioè molto strano nel senso molto particolare, e soprattutto degli Arbaresh, cioè di quelli che vengono chiamati un po' impropriamente i greco-albanesi, cioè gli albanesi che migrano in Grecia intesa come la Grecia meridionale, quindi il Peloponneso, chiamati tra l'altro in molti casi da Costantino XI imperatore, perché aveva bisogno di uomini, e poi questi Arbaresh, molti di essi emigrano in Italia dopo
la morte di Skanderbeg e formano una comunità che esiste ancora oggi, in particolare in Puglia. E quindi appunto Skanderbeg diventa un mito, una sorta di figura delle canzoni e delle ballate tradizionali che viene tramandata oralmente. E quando si tratta di tradizioni orali, ovviamente capire qual è la storia e qual è la leggenda diventa sempre molto molto complicato. Quindi questa è la situazione un pochino dei Balcani quando Skanderbeg inizia a fare la sua comparsa nel mondo. Parli tu, Alberto, allora, dell'origine. Faccio una breve disamina della situazione albanese, diciamo negli anni di nascita e di crescita, che sono anche quelli più dove abbiamo meno fonti, di Giorgio Castriota. Allora, lui era figlio di un tale Giovanni, anche qua ovviamente tutti questi nomi noi li italianizziamo, in verità dobbiamo pensarli con un nome più locale, tipo Giorgio Castriota probabilmente era Giorgi o qualcosa del genere, ma anche il nome che probabilmente le elite utilizzavano lì in loco, che era il greco, e quindi probabilmente era Georgios, perché va detto che sì, l'impero romano d'Oriente era lumicino, ma ancora la sua influenza culturale e religiosa era fortissima in tutta quell'area. Quindi il padre di Giorgio si chiama Giovanni, anche qui Giovanni in un'epoca dove a Costantinopoli Manuele II succede il figlio Giovanni VIII, quindi anche qua probabilmente, contando che la stemma di famiglia dei Castriota è un'aquila bicipite nera in campo rosso, che poi diventerà il simbolo della nazione albanese, e anche qui l'aquila bicefala era tipico di tutte le famiglie che in un modo o nell'altro si rifacevano al mondo romano di Costantinopoli. E Giovanni, diciamo che come molti nobili cristiani, lotta contro i turchi ottomani. I turchi ottomani ormai sono diventati una potenza, siamo all'inizio del 400. Quattro anni prima un'intera crociata di nobili francesi, burgundi e tedeschi, insieme alle truppe imperiali del Sacro Romano Impero, guidate da Sigismondo, si erano fatte massacrare a Nicopoli, quindi al confine tra Bulgaria e Valacchia sul Danubio. Oltretutto una battaglia che probabilmente poteva essere facilmente vinta se i crociati con le loro armature pesanti e la cavalleria corazzata non avessero voluto caricare da soli, facendosi isolare e massacrare dai turchi ottomani, lasciandosi dietro tutto il resto dell'esercito, composto invece da ungheresi, da valachi, da transilvani, che sapevano le tattiche dei turchi e che quindi li avrebbero potuti gestire e poi usare la cavalleria pesante occidentale per dargli il colpo di grazia. Invece fanno esattamente l'incontrario. Da quel momento in poi, fino a Varna, quindi 40 anni dopo, l'Occidente dimentica quella zona. E fondamentalmente i signori locali si devono arrangiare. C'è chi, come ad esempio la famiglia Branković in Serbia, diventa fondamentalmente rimangono cristiani, ma fondamentalmente si tengono buoni i turchi, anzi spesso vengono tacciati di tradimento della causa cristiana, e altri invece che resistono di più. Ad esempio il padre di Vlad III Dracula, che era anche Vlad, tanto per semplificare le cose, lui fa parte del famoso Ordine del Drago fondato da Sigismondo, e quindi quella lega di principi balcanici che fondamentalmente erano uniti nella lotta contro l'avanzata del turco. In mezzo a tutto ciò Giovanni conduce la sua guerra, una guerra fatta con numeri piccoli, fatta con fortezze, attacchi, molto cuore, diciamo, ma poca sostanza. Infatti i turchi lo sconfiggono più e più volte, lui ogni volta gli tocca piegare il ginocchio, ma poi si ribella di nuovo. Alla fine gli impongono di mandare a Costantinopoli tutti e quattro i suoi figli maschi. Di questi quattro figli maschi ne sopravvivono solo due, se non mi sbaglio, che sono Giorgio e un altro di cui non mi ricordo, anche perché non passa grande fama nella storia, visto anche tutte le gesta che ha fatto Giorgio Castriota. Giorgio Castriota entra, secondo le cronache, anche dentro reparti militari, quindi viene allevato come ufficiale ed entra anche nel corpo dei giannizzeri. Ovviamente si deve convertire all'Islam
e compie una serie di campagne militari per conto dei turchi ottomani nell'area balcanica, danubiana, soprattutto nel fronte che dà verso la Moldavia e verso la Valacchia. E qui piano piano che cosa succede? Impara le tattiche, le strategie, l'organizzazione, la lingua dei turchi, impara parecchio. E nel frattempo il padre continua a ribellarsi fino a che a un certo punto si arriva a un momento di svolta. Il momento di svolta è il 1443, quindi sono passati una quarantina d'anni. Ormai Giorgio Castreota è un uomo nel pieno delle forze, anzi direi proprio adulto, perché lui nasce nel 1405, quindi nel 43 ha 39 anni circa, e praticamente ha vissuto tutta la vita, perché lui viene mandato come ostaggio dei turchi nel 1415, quindi lui fondamentalmente fa quasi 30 anni che serve la Sublime Porta, che all'epoca è ai dirne, perché ancora Costantinopoli non l'hanno conquistata, e fondamentalmente nel 1443 però succede una cosa, succede che a Nis, quindi in pieno territorio serbo, le truppe di Giovanni Ungaradi, ungheresi, che in quel momento sono l'unica forza capace di resistere ai turchi, li sconfiggono in una battaglia di linea. Questo comporta due cose. Uno, che a quanto pare Giorgio Castreota decide che è arrivato il momento, forse ha avuto degli abboccamenti con Giovanni Ungaradi, di ritornare in patria e abbandonare quello che a quanto pare per 30 anni è stata una finzione, cioè la conversione all'Islam, tornare cristiano e guidare il suo popolo in una lotta di liberazione, e dall'altro porta l'Ungheria a creare una nuova crociata, l'ultima, quella che si concluderà l'anno dopo a Varna in maniera piuttosto ingloriosa, con oltretutto la morte del sovrano di Ungheria e Polonia, che era un ragazzino Sigismondo che aveva sì e no 17 anni, se non mi sbaglio, che porterà una crisi dinastica sia in Ungheria sia in Polonia. E quindi diciamo che il tempismo possiamo dire che è pessimo, quello di Giorgio Castreota, perché appena lui torna in patria, nel centro del potere della sua famiglia, il Castreota, che è la cittadina fortificata di Cruce, in mezzo, che controlla le montagne, e dei passi montani strategici per l'Albania, lui che cosa fa lì? Riesce a unire, anche qui diventerà un problema per tutti i successivi 25 anni, riesce a trovare un accordo, diciamo così, con tutte le famiglie più importanti dell'Albania, che all'epoca si riuniscono in tre grandi clan, che sono quello dei Castreota, più o meno nella parte centro-settentrionale, più a nord di loro c'era un'altra famiglia che erano i Ducagini, che secondo me avevano dei collegamenti probabilmente con la famiglia Ducas, visto anche a naso. E poi più a sud invece gli Arianiti, da cui probabilmente poi derivano anche parti, probabilmente anche di quei soldati, quegli ufficiali, quei comandanti albanesi, che verranno usati da Costantino XI in Morea, e poi dai veneziani, che quando li recluteranno per il corpo degli Stradioti, che erano truppe albanesi o greche reclutate probabilmente tra le truppe di Skanderbeg una volta che finì la sua vita, e vennero reclutati in massa come truppe da Venezia, visto che era gente che sapeva menare le mani. E quindi che cosa succede? Che lui crea questa alleanza passata alla storia come Lega di Alessio. Alessio è una città di antica origine greca, si chiamava Lissos, e poi Lissus Romana. Alessio è il nome che gli danno i veneziani, che all'epoca sono coloro che controllano le città della costa, come Durazzo, come Valona, ad esempio, che erano loro empori commerciali. Invece il nome albanese dovrebbe essere Lege o Lede, non so esattamente quale sia la pronuncia. Comunque questa lega riesce a unire un esercito che si dice ammontasse tra gli 8.000 e i 10.000 uomini circa. Probabilmente queste cifre variavano molto a seconda della stagione dei raccolti e viceversa. Comunque fatto sta che la prima cosa che si trova a affrontare è che un esercito vittorioso ottomano, che dopo aver sbaragliato i crociati a Varna, dirotta, si dice una cosa come 30.000 uomini, guidati da Ali Pasha, uno dei più alti generali
di Murad II, il vincitore di Varna, che vengono scagliati per punire gli albanesi e spezzare completamente l'atto di ribellione di Giorgio Castriota. Anche perché va detto che molti degli ufficiali che erano di etnia balcanica, dei giannizzeri, crescevano insieme al sultano, e il sultano ha frequentato Giorgio Castriota per 25-30 anni, è cresciuto assieme, probabilmente è stato uno dei suoi consiglieri ufficiali in tante campagne nei Balcani. Quindi per lui c'era anche un tocchino personale il problema del tradimento di Giorgio Castriota. Quindi gli spedisce questa armata, e la dinamica di quello che avviene, contate una cosa, che l'Albania ha un grosso problema che poi verrà dimenticato dagli italiani, di Mussolini, nel 40, quando decideremo di invadere la Grecia dai monti dell'Albania. Che i monti dell'Albania sono molto difficili da scalare, ci sono pochi passi montani, e se il problema c'era negli anni 40, quando noi tentammo di invadere la Grecia dall'Albania, possiamo immaginare come potesse essere il problema nel 1440. Molto molto peggio. In più tutti quei passi avevano delle fortezze e delle roccaforti difensive, tipo la zona dove i turchi si vanno a infilare, in questo caso passa sotto una fortezza che si chiamava, se non mi sbaglio, Svetigrad, per dirigersi verso Cruja, che è un'altra città ulteriormente fortificata, e per farlo devono passare in mezzo alle montagne e in mezzo delle foreste. Una dinamica, io ho detto, molto simile, non magari proprio come Teutoburgo, ma comunque è una dinamica dove che ricorda spesso che cosa? Quelle sconfitte che subirono spesso i romani d'Oriente contro i bulgari all'inizio, ne abbiamo parlato in altre dirette, con un grande esercito imperiale tutto bello ordinato, disciplinato, che si infila dentro un passo in Bulgaria e si fa incastrare e vengono massacrati, metà dell'esercito viene massacrato. Più o meno la stessa cosa avviene qui. Questo esercito turco entra dentro il territorio, si infila dentro un valico circondato da foreste. Giorgio Castriota schiera la sua fanteria tra le foreste a bloccare il valico, e quindi anche se sono poche migliaia, anche il doppio o il triplo in meno dell'esercito turco, nella migliore delle ipotesi, riescono a fare il muro. Nel frattempo tutta la cavalleria è imboscata ai due lati della foresta, e quando i turchi hanno impegnato tutte le loro linee contro per spezzare la fanteria, fa un pochettino in stile Annibale a canne, cioè la cavalleria li attacca da dietro e li spazza via completamente. Si dice con almeno 10.000 morti, poi chissà, delle cifre ne parleremo con Emanuele più tardi. Fatto sta che comunque è uno smacco pesante, perché fondamentalmente in questa battaglia, che è la battaglia di Torvjol, fa assurgere immediatamente Giorgio Castriota a persona interessante da tenere sott'occhio, soprattutto da parte del Papa, ma anche da Giovanni Ognadi, che cercherà più volte di trovare una via per unire le loro forze. Non ci riuscirà mai, perché c'è di mezzo Branković, che era il signore della Serbia, che ogni tanto quando arrivavano gli ungheresi si proclamava fedele a Budapest, e quando invece arrivavano i turchi si proclamava fedele ai turchi, e spesso giocò un ruolo dove, ad esempio, in un'occasione, ovvero nella seconda battaglia di Kosovo, il posto non porta bene agli Giovanni Ognadi affronta sul campo i turchi, doveva arrivare i rinforzi di Skanderbeg, e i rinforzi vengono bloccati da Branković, e l'esercito ungherese viene sbaragliato a Kosovo, viene messo praticamente in rotta. Quindi diciamo che la situazione diventa sempre più complicata, e quello che seguirà dal 1444 fino alla fine della vita di Skanderbeg sembra un continuo gioco di... io lo potrei paragonare un pochettino, quando, non so se è capitato mai a qualcuno di voi, di fare una partita di Risico, dove conquisti un continente che ti permette di caricare carri armatini, decidi di conquistare una provincia strategica, ma quella persona continua a fare 6-6-6 in difesa e continua a buttarti giù carri armati su carri armati. Più o meno questa è la dinamica, perché si dice che i turchi abbiano mandato non meno di 20 spedizioni militari nei 25 anni successivi, e tutte queste spedizioni militari
nessuna di loro ha avuto mai successo. Non sono riusciti, tranne rarissimi casi come magari espugnare una fortezza, saccheggiare il territorio, ma non hanno mai sconfitto il cuore dell'armata albanese e non hanno mai espugnato una fortezza vitale per piegare l'Albania. E questo sarà probabilmente una roba che ha fatto venire cirrosi epatica prima a Murad e poi a Maometto II. E soprattutto perché a un certo punto succede un altro patatrac grosso, perché abbiamo visto il 1444 Varna e questa vittoria, che è fondamentalmente una gigantesca imboscata. Ma nel 1453, come tutti noi purtroppo sappiamo, cade Costantinopoli. Fino a quel momento l'Occidente aveva fatto, sì, aveva fatto quei tentativi di crociata, ma non più per la gloria che per un grande piano strategico di salvezza dei Balcani. E dopo che cade Costantinopoli, tutti si mettono a piangere lacrime amare, e soprattutto tutti i signori balcanici che resistevano in qualche maniera iniziano a ricevere rifornimenti e finanziamenti. Primo fra tutti Giorgio Castriota, anche perché lui fa una mossa diplomatica molto saggia, cioè con il ruolo di, in verità secondo me più che il principe di Albania, lui era una sorta di primus inter pares, cioè era uno che col carisma e l'esperienza era riuscito a più o meno trovare un accordo, un pochettino come poteva essere un grande capo vichingo, che sì, era magari re, gli davano il titolo di re, però non è che aveva il potere regio, tipo lo Stato sono io, quello che dico io seguite. No, se avevi carisma sufficiente, i tuoi capi, i tuoi jarl ti seguivano. Qui più o meno la stessa cosa. Fino a che lui riesce a vincere, a portare quindi bottino, trofei, a sconfiggere gli ottomani, rimangono più o meno tutti quanti combatti sotto di lui. Anche se le cronache dicono che nei vari anni i turchi ottomani riusciranno a corrompere e far passare dalla loro parte diversi nobili albanesi, compresi anche membri della sua famiglia, che passeranno di campo, anche se poi il risultato finale sarà che, nonostante tutti i tradimenti, quando un esercito turco entrava nei monti dell'Albania veniva ricacciato a pedate nel sedere. E fatto sta che dopo il 1453 Skanderbeg, che poi magari spieghiamo anche l'origine di Skanderbeg, lui proclama di essere vassallo del regno di Napoli, guidato da Alfonso. Alfonso Re di Napoli, membro della casata reale dell'Aragona, e all'epoca Napoli era gestito in maniera separata, aveva quella situazione molto strana dei regni d'Aragona, dove spesso mettevano un fratellastro, un fratello, dividevano tutti i domini, sempre nella stessa famiglia che dominava l'Aragona, e gestivano le varie parti in maniera più o meno indipendente a seconda della famiglia. Comunque Alfonso inizia a mandare soldati e denaro Skanderbeg per finanziare le sue guerre. Diverso invece, e questo magari è una cosa che ti chiederò anche di approfondire, è il rapporto che hanno con Venezia. Venezia ha i porti in Albania, come ho detto prima, a Valona, a Durazzo, ha il monopolio del commercio del grano dell'Albania, che all'epoca a quanto pare nelle sue vallate produceva parecchio grano che veniva poi portato a Venezia, che di campi non ne aveva granché, e tranne che nella zona del Bergamas, della terraferma, possiamo dire, d'entroterra. Però i veneziani hanno sempre un ruolo un po' ambiguo, un po' come avevano fatto con Costantinopoli, come sempre. Dove sembra che sì, siamo fratelli con gli albanesi, la minaccia turca ci minaccia tutti, però di sostegno concreto non ne daranno granché, probabilmente perché non volevano mettere in gioco gli accordi commerciali che avevano con la Sublime Porta, che ormai Maometto II controllava Costantinopoli. Il commercio ancora passava da lì, perché Cristoforo Colombo le Americhe non le aveva ancora scoperte, Vasco da Gama non aveva ancora circumnavigato l'Africa. E quindi avere l'emporio con tassi agevolati e scali nei porti dell'impero ottomano, soprattutto a Costantinopoli, per Venezia era troppo importante. Quindi era un gioco a calmiere per i quali gli albanesi fondamentalmente penso che vedessero i veneziani come dei traditori, come solo loro, sì.
come tutti quanti, mentre invece fu sempre molto forte questo rapporto con Napoli. Poi lo approfondiremo più avanti. E niente, qui fondamentalmente arriviamo a tutta una serie di scontri che porterà avanti Skanderbeg e che porteranno alla fama in peritura. E qui, insieme all'origine del suo nome, passo la palla a te. Allora, partiamo subito dalla questione del nome. Skanderbeg chiaramente non era il suo nome, come si è potuto intuire, lui si chiamava Giorgio Castriota, italianizzato. Non chiedetemi com'è la pronuncia albanese perché non voglio tentare di farla. Skanderbeg è il nome, il titolo che gli viene dato quando ancora era al servizio degli ottomani, dopo che aveva fatto le sue prime spedizioni militari in territorio bulgaro, nell'ex territorio bulgaro in realtà, perché il tempo era già una provincia ottomana. Difatti lui, per meriti, in quegli anni viene addirittura insignito di alcune terre e alcuni titoli in Bulgaria. Skanderbeg sarebbe la turchizzazione di Iskander Bey, cioè di Alessandro il Signore o Signore Alessandro, quindi una sorta di omaggio per dirgli che questo uomo è valido come Alessandro Magno. Che poi appunto è il nome per cui è diventato famoso più tra i suoi nemici, una terra che non era troppo lontana, da, diciamo così. Tra l'altro, e aveva anche molte caratteristiche simili. Comunque fatto sta che dopo appunto le battaglie che abbiamo descritto, gli ottomani hanno un cambio di imperatore o di sultano, se così vogliamo chiamarlo, perché Mehmet diventa il nuovo sultano. L'obiettivo principale di Mehmet è Costantinopoli, quindi l'Albania da questo punto di vista se la passa relativamente bene, perché vengono mandate alcune spedizioni, almeno due di una certa entità, quindi con magari un 20.000 uomini a spedizione, perlomeno questo ci dicono le fonti del tempo, e queste spedizioni vengono facilmente smembrate e smistate da Skanderbeg quando appunto tentano di entrare in territorio albanese. Anzi, una leggenda tramandata dagli Arbaresh dice che il sentiero che gli ottomani prendevano per entrare in Albania venne poi chiamato tipo il sentiero del diavolo, il sentiero della morte, una cosa del genere, che anche lì chiaramente non è che prendessero in realtà sempre lo stesso sentiero, perché non erano scemi, però questo ci fa capire un pochino come è entrato nel folklore il fatto che andare a combattere gli albanesi non fosse proprio il massimo della vita. Una volta che poi Mehmet conquista Costantinopoli, la sua attenzione cambia, perché ormai il territorio che voleva più di tutti l'ha preso, quindi decide di giocarsi il tutto per tutto e togliersi questo maledetto problema albanese che ormai si portava dietro dai tempi di suo padre. Quindi raduna un esercito molto grande, le fonti ci dicono 80.000 uomini, anche se è decisamente una cifra un pochino troppo elevata per la logistica che si poteva permettere l'impero ottomano in Albania. Magari erano anche lì 30.000, una cosa del genere, che comunque è un esercito gigantesco. Questo esercito viene mandato al comando di, un attimo che me lo sono segnato, perché a Iskar Bey Evranoz, che era insomma la persona incaricata di gestire tutta l'area con funzioni militari, quindi una persona che conosceva ampiamente i movimenti degli albanesi, come dire. E poi c'era anche un parente del nostro amico Skanderbeg, un suo nipote, che si chiamava Hamza. Questo ci fa dedurre che o si fosse convertito all'Islam in tenera età, oppure diciamo fosse direttamente nato in cattività, se mi passate il termine. Hamza era particolarmente stimato, probabilmente. Sì, esattamente. Era stimato sia per le sue presunte doti militari, che anche qui magari dicevano che era bravo solo per cercare di glissare l'ombra del suo parente più famoso, sia perché appunto aveva una pretesa al dominio di Skanderbeg. Quindi in questo senso l'intento degli ottomani è chiaro: uccidiamo Skanderbeg, mettiamo il suo parente Hamza a governare come insomma deputato della Sublime Porta e siamo tutti a posto. L'esercito ottomano quindi va per conquistare Cluza di nuovo, come aveva tentato qualche anno prima. Skanderbeg ormai conosce
pienamente i movimenti che fanno gli ottomani. Il suo esercito è attestato tra gli 8 e i 10.000 uomini, quindi sicuramente in una netta inferiorità numerica. Come però, appunto, dicevamo all'inizio della diretta, paragonandolo a Robert De Bruce, lui conosceva molto bene il territorio, quindi decide di dare battaglia agli ottomani nel punto migliore. Il punto migliore che trova è una stretta valle montana, larga veramente pochissimo, talmente stretta che gli ottomani non possono nemmeno schierarsi tutti. Quindi in sostanza devono combattere su più file, le fonti ci dicono su tre file, dove appunto la prima fila è quella che combatte e le altre due stanno lì così ferme e aspettano che gli altri si stanchino o che muoiano, perché non c'è proprio spazio fisico per combattere, perché sono proprio incuneati tra due ali di montagne. Skanderbeg si fa appunto vedere, gli ottomani vedono che i soldati del nemico sono molto pochi e quindi hanno la... un pochino come si fa anche nelle partite di calcio, decidono di festeggiare la vittoria della battaglia del giorno dopo, quindi la sera si danno ai bagordi, mettono così un accampamento un pochino a casaccio, si divertono, suonano, se la cantano, sicuri che appunto il giorno dopo avrebbero vinto con relativa facilità. Skanderbeg fa posizionare appunto la sua fanteria in modo che sia ben visibile e la cavalleria la fa mettere una al lato destro e una al lato sinistro, nascosta in due boschi, e questo ricorda un pochino il film Braveheart, come se qualcuno di voi l'ha visto come tattica militare. La mattina dopo, visto che gli uomini di Skanderbeg sono così pochi, gli ottomani decidono di mandargli direttamente una carica di cavalleria proprio per asfaltarli e schiacciarli, proprio come succede in Braveheart nel film. Skanderbeg fa tenere duro ai suoi fanti, lui sa, perché ovviamente ha comandato truppe ottomane, che la prassi degli ottomani è fare una carica, fingere di essere, come dire, scompigliati dalla carica, ritirarsi e poi, quando i nemici si sono gettati al loro inseguimento, girarsi e massacrarli. Gli ottomani fanno questo, Skanderbeg non ci casca e quindi fa tenere i suoi uomini molto fermi. In questo modo i turchi vedono che la loro strategia non funziona. A questo punto il loro comandante si fa prendere un pochino dal nervoso, dice: sai cosa c'è, uomini avanti, attaccate e massacriamoli tutti. Quindi manda avanti sia la cavalleria che la fanteria per sconfiggere gli albanesi. Quando cominciano a combattere, quindi fanteria contro fanteria, appunto solo la prima linea è in grado di combattere, gli altri sono lì fermi così che aspettano. A questo punto Skanderbeg fa intervenire l'ala destra della sua cavalleria, che era rimasta nascosta nei boschi, e questa attacca alle spalle la terza linea degli ottomani, che era totalmente impreparata a questo movimento, e viene massacrata. Quando il comandante ottomano si accorge di questo movimento, richiama parte della seconda linea, che è sempre lì a far niente, per mandarla all'inseguimento di questa cavalleria degli albanesi. Fatto sta che mentre questi uomini inseguono gli albanesi, la cavalleria di Skanderbeg del lato sinistro li colpisce di nuovo alle spalle, quindi un altro movimento inaspettato, e non solo li massacra, ma addirittura separa il cuore del comando ottomano dall'esercito. Quindi a questo punto gli ottomani, quindi l'elite dei generali, dei comandanti con un po' di cavalleria residua, pensano bene di darsela a gambe. Quello che rimane della fanteria si trova circondata su due lati e senza guida, quindi continua a combattere per un po' e poi la battaglia è finita. A questo proposito, insomma, le fonti magari esagerano un po', dicono che sono morti praticamente tutti, 30.000 prigionieri, 50.000 morti, insomma. Non erano i soldati neanche per tenerli tutti quei prigionieri. Esatto. Bastava che li prendesse, che li avessero presi a testate e avrebbero vinto così, ma va bene, comunque questo ci fa capire la portata di questa battaglia, che è nota come la battaglia di Albuleia in italiano, e che è probabilmente la battaglia più importante di tutta l'epopea di Skanderbeg, che proprio è anche lo smacco più grande di tutte le campagne ottomane, che poi appunto questo risultato viene accolto a corte a Costantinopoli come un evento particolarmente tragico, tanto che poi appunto sia il sultano decide di armare poco dopo un esercito ancora più numeroso per andare a conquistare Cruj. Nel frattempo però, tra una cosa e l'altra, Skanderbeg continua la sua politica di farsi vassallo del regno di Napoli, in cambio ottiene dei finanziamenti e
magari degli uomini, questo non ci è dato saperlo, ma d'altro canto, quando il regno di Napoli si trova un pochino in crisi perché c'è la classica, il classico scontro fra tanti, tra aragonesi e angioini per il possesso del regno di Napoli, Skanderbeg si trova suo malgrado costretto a prendere una barchetta, radunare degli uomini. Le fonti, insomma, i dati del tempo dicono che lui in realtà ne portò particolarmente pochi perché aveva paura che gli ottomani lo colpissero alle spalle, e ha ragione tra l'altro. Quindi si dice che fosse andato da solo con 500 cavalieri in Italia per dare supporto agli aragonesi, e in sostanza ogni volta che si presentava lui sul campo di battaglia gli angioini o scappavano oppure venivano sconfitti, e questo è stato determinante per il mantenimento del trono degli aragonesi su Napoli. In realtà, da quanto ne sappiamo, probabilmente lui o non c'è neanche mai venuto in Italia, o comunque non ha mai combattuto direttamente. Ma questo ha contribuito ad alimentare la leggenda, appunto, anche del signore che viene dall'oltremare, e questo poi è particolarmente piaciuto agli Arbaresh, perché anche loro ad un certo punto dal mare vengono in Italia, quindi si sono sentiti particolarmente legati al loro beniamino, secondo me. E quindi, andando avanti, c'è la Sid di Cruge, ne parlo io, ne parli tu? Vai, vai pure, tranquillo, anche perché poi ne hanno subiti praticamente tre di assedi, sempre in questa sì. Povera città. Allora, assedio di Cruge, ad un certo punto gli ottomani radunano un esercito spropositato, le fonti dicono 100.000 uomini, che anche qui fa ridere perché 100.000 uomini erano gli uomini che probabilmente avevano usato per assediare Costantinopoli, e non potevano permettersene così tanti per una fortezza in montagna in Albania. Skanderbeg comunque vede che sono talmente tanti che decide di non dargli battaglia neanche con le sue tattiche delle imboscate, perché comunque sono troppi. Quindi gli ottomani arrivano a Cruge, si portano anche dei cannoni. Immaginatevi la difficoltà di portarsi dei cannoni che ai tempi pesavano veramente tantissimo, trainati a mano dai buoi sulle montagne albanesi, e cominciano ad assediare Cruge, che è di fatto la capitale albanese, o comunque del dominio di Skanderbeg. Intanto che Cruge è sotto assedio, Skanderbeg e la sua cavalleria sono appostati poco lontano in dei boschi. Quando gli ottomani si sentono particolarmente fiduciosi che la fortezza sta cadendo, e questo assedio dura veramente mesi e mesi, con bombardamenti, assalti e tutto quanto, in cui Skanderbeg non si fa vedere, ad un certo punto gli ottomani sono fiduciosi che ormai basta un assalto frontale, la fortezza è presa, si lanciano all'assalto di Cruge, e in quel momento Skanderbeg arriva con la cavalleria alle spalle, li massacra e poi scappa di nuovo nel bosco. Quindi gli ottomani si trovano di nuovo impreparati, non capiscono cosa sta succedendo, ritornano al loro campo, continuano a bombardare, fanno così qualche altra volta, ad un certo punto capiscono che stanno perdendo uomini, stanno arrivando bare su bare al campo, e in più sta arrivando l'inverno, perché ormai sono passati più o meno 5-6 mesi da quando hanno messo i picchetti per fare l'assedio, e quindi decidono di ritornarsene ad Adrianopoli per leccarsi le ferite e prepararsi ad una spedizione successiva. Quindi anche l'assedio di Cruge è un fallimento totale, nonostante di fatto è una vittoria ai punti per Skanderbeg, perché non c'è una distruzione dell'esercito avversario come invece c'è stato in passato, ma di fatto i nemici sono costretti a ritirarsi per non morire, quindi è comunque una vittoria piena. Quindi dopo l'assedio di Cruge ci sono sicuramente altre battaglie, altri scontri che non hanno un'importanza tale. C'è un fatto che lui a un certo punto si trova in una condizione, ma una sola volta, dove passa all'offensiva, cioè invade l'area intorno a Ocrida, l'antica Ocrida, sì. O Horid, nella zona, sì, dei laghi, lago di Prespa, sono tutta una serie di laghi montani che segnano il confine tra quella che è molto più a sud, cioè è al confine tra Albania, Macedonia, Tessaglia, insomma tutta un'area parecchio montagnosa, parecchio complicata, dove c'erano una serie di fortezze. Il suo obiettivo era conquistare la città di Horid, che era ovviamente controllata, sì, da truppe ottomane. Si dice che anche lì gli ottomani fossero circa 20.000. Anche qui queste cifre, cioè, io non so che tipo di bacino di reclutamento avessero gli ottomani, visto che riuscivano a tirar fuori eserciti su eserciti da decine di uomini per farseli massacrare puntualmente da Skanderbeg.
Comunque, fatto sta che Skanderbeg arriva lì con un esercito, si parla sempre dei classici 8-10.000 uomini, a quanto pare rimanevano sempre in quel range. Sì, era come gli immortali di Cersei, sempre lo stesso numero. Si dice che praticamente lui schiera il suo esercito davanti alla fortezza, mette davanti solo un velo di truppe. Questo velo di truppe porta alla guarnigione ottomana di caricarli con la cavalleria, quindi praticamente fanno uscire fuori tutta la cavalleria e prendono la fanteria nella fortezza. Salute. E praticamente che cosa succede? Che la cavalleria Skanderbeg usa contro di loro esattamente quello che i turchi avevano fatto tante altre volte, anche i popoli nomadi, ovvero fa avanzare la cavalleria nemica, la fa allontanare sempre di più dalla fortezza. Quando è sufficientemente lontana dai rinforzi che possono arrivare, fa uscire la sua cavalleria da una foresta un pochettino stile Lago Trasimeno, Annibale contro le legioni di Flaminio, e li attacca sul fianco, li attacca di fronte perché le truppe che arretrano si fermano e massacra l'intera cavalleria, dice l'intero reparto di cavalleria turca. Cioè, fatto... Skanderbeg, se c'è un bosco tu sai che è lì praticamente, esatto. Ormai questo era la palissiano per tutti, diciamo che non ti devi muovere davanti a un bosco. E il fatto lì è che a testimonianza che queste battaglie probabilmente, per quanto tutte vittorie, vennero un po' ingigantite con i numeri, è che poi la fortezza non viene conquistata. Quindi anche qua, sì, c'è di sicuro una battaglia campale, magari una parte della guarnigione viene distrutta, ma non sufficiente perché poi si possa prendere una fortezza strategica come Ohrid. Quindi a dimostrazione del fatto che l'unica cosa che poteva sperare di fare Skanderbeg era resistere passivamente a tutto quello che gli sarebbe arrivato e sperare che prima o poi o si sarebbero stufati oppure sarebbe partita una nuova crociata a occidente, perché sì, quello che rimase sempre aleggiato era che prima o poi, animato da queste vittorie di colui che Papa Callisto III chiamò l'atleta di Cristo, o il campione di Cristo in verità, perché usa la parola atleta Christi in latino, però atleta sarebbe meglio tradurlo in questo contesto come campione, anche perché non è che stava andando a giocare ai giochi olimpici. E infatti con Callisto, che era oltretutto un papa abbastanza battagliero, vennero buttati i piani per una nuova crociata. Questa nuova crociata avrebbe dovuto avere di nuovo l'ennesima volta la base in Ungheria. Giovanni Ugnadi non c'era più perché lui muore nel 1456 a Belgrado, oltretutto dopo la caduta di Costantinopoli. Belgrado è la più grande fortezza dei Balcani dopo Costantinopoli, perché se non mi sbaglio aveva anche 3 cinte di mura, e i turchi faticheranno parecchio per espugnarla, e a Belgrado Giovanni Ugnadi infligge una pesantissima sconfitta a Maometto II, che insomma dopo Costantinopoli le cose non gli andranno benissimo nei Balcani, perché ne becca da tutte le parti. Però nel seguito della battaglia lui contrae la peste, o comunque una delle tante malattie che scoppiavano nei campi militari in queste zone di guerra, e muore. Quindi esce fuori dai giochi Giovanni Ugnadi, che era stato praticamente il terrore dei turchi ottomani, tanto che era chiamato la morte bianca la morte bianca dei turchi, a dimostrazione del terrore che scatenava quest'uomo. E in più va detto che anche Maometto II, mentre spinge verso l'Albania, al contempo spinge verso la Valacchia, spinge verso la Moldavia e spinge verso la Serbia. E in tutti questi posti deve mandare eserciti. Quindi va anche detto che probabilmente molte di queste 30 campagne di cui si parla, di combattute in 25 anni, probabilmente molte erano solo incursioni ottomane, che vennero respinte in maniera eccellente. Ma le vere invasioni sono poche, sono quelle che abbiamo trattato oggi, cioè un paio di grosse battaglie, che quella di Targhiol e quella di Buleia. Sono 3 assedi che subirà Cruja, il primo nel 1450 fatto da Murad, e poi 2 assedi nel 1466 e nel 1467, dove Maometto II si dice che abbia di nuovo portato 100.000 uomini all'assedio di Cruja.
e anche lì non riusciranno a sfondare. E, tanto che nel in quegli anni Maometto II propone la pace, una tregua con l'Albania, perché non ne può più fondamentalmente. E Giorgio Castriota accetta. La pace però dura pochi mesi, perché Giorgio Castriota riceve dei messi da parte proprio di Callisto III. Callisto III gli dice che sta radunando fondi e sta creando una lega, la classica Lega Santa, di imperitura a memoria, dove tutti i principi d'Europa scenderanno in guerra e manderanno le truppe, e Skanderbeg dicendo: beh, con 10.000 uomini me la sono cavata bene, se arriva qua un esercito occidentale composto da italiani e magari da francesi o tedeschi, le cose potrebbero essere interessanti. Ma cosa succede? Che ovviamente appena dopo che Skanderbeg dichiara guerra alla Sublime Porta, e lo fa lui, dopo aver fatto la pace, muore il Papa e tutto quanto crolla, e lui si ritrova da solo di nuovo in guerra con la Sublime Porta, che gli manda di nuovo eserciti su eserciti addosso. Fatto sta che comunque non riusciranno a piegarlo, in quanto anche gli ultimi assedi di Cluj falliscono. L'unica cosa che in tutte queste campagne i turchi riescono a fare è conquistare Svetigrad, che era una delle fortezze montane di confine della regione albanese, e soprattutto creano una linea di fortezze speculari alle fortezze albanesi per evitare le controincursioni che gli albanesi facevano in territorio controllato dagli ottomani, che poi in verità era un territorio popolato da albanesi o da greci o da serbi. Quindi fondamentalmente il timore della Sublime Porta era, dimostrando di non essere abbastanza forte da proteggere dei territori popolati da cristiani, questi si ribellassero e la cosa diventasse ancora più problematica. Fatto sta che tutta questa epopea dell'uomo, che effettivamente non viene mai sconfitto in battaglia, c'è una sola occasione dove praticamente lui aveva mandato un suo esercito, una parte delle sue forze, ad assediare un'altra fortezza in mano ottomana. Per la prima volta i turchi riescono a usare bene probabilmente spie ed esploratori per nascondere le forze ottomane, e rischiano di spazzare via una parte delle forze albanesi, che sarebbe stato un grosso problema, perché Skanderbeg non era lì in quel momento e i suoi ufficiali non erano abili come lui. Infatti poi lui torna indietro veloce per andarli a salvare. Lui arriva e salva i suoi soldati per l'orlo della cuffia, e anche lì è un altro pareggio, perché riesce a salvare le sue forze, ma deve abbandonare l'assedio della fortezza, e soprattutto non ha inflitto una sconfitta netta come altre volte agli ottomani, che infatti è per quello che poi organizzeranno gli ultimi assedi di Cluj, perché pensano di essere lì per spezzare la resistenza ottomanese. Non ci riusciranno, però quello che non riesce a fare la spada fa il tempo. Nel 1468 e lui muore, se non mi sbaglio, di malaria, anche qui. Sì, di una malattia, dice, di malaria, esatto. Di una malattia dell'epoca. E se non mi sbaglio, il si tenterà negli anni successivi, non mi ricordo se suo figlio, suo nipote, comunque un altro castriota, mi sembra il figlio, cercherà di evitare il suo ruolo, ma non ha né lo spessore, né la fama, né l'abilità del padre, e lì ritorneranno a galla tutti i problemi che sono stati il motivo per cui i turchi ottomani hanno vinto su tutti i popoli balcanici, ovvero il problema della divisione tra clan e famiglie aristocratiche. Come le guerre civili hanno indebolito l'impero romano, anche le lotte tra varie nobili in Bulgaria, in Serbia, poi in Albania e anche in Valacchia, perché ricordiamo che Vlad Tepes, Vlad III, quando lui viene cacciato dagli ottomani, piazzano sul trono Radu, che era suo fratello, convertito all'Islam, quindi non è che... era proprio prassi fondamentalmente di convertire un membro della famiglia, di dire: guarda, tu governerai per conto nostro la tua regione, ma non cambia niente tranne che paghi i tributi a Costantinopoli. E, comunque, fatto sta che la resistenza albanese andrà a continuare per almeno 10 anni,
perché la Lega di Alessio scompare definitivamente tra il 1478 e 79, con la caduta di Cruja, Cruja cade nel 78, definitivamente, sì, e con la caduta di Scutari. Scutari all'epoca era una roccaforte albanese veneziana, perché a un certo punto, almeno in alcune aree strategiche, i veneziani un minimo di impegno ce la metteranno, e quando cade Scutari è finita completamente la resistenza albanese, perlomeno resistenza di tipo organizzato, perché l'Albania continuerà a tirare fuori rivolte su rivolte nei decenni successivi, ovviamente non più organizzate, non più con un leader con castelli, fortezze, capacità di esigere tassazione e armare soldati. Rivolte isolate che faranno più o meno danni, che costringeranno gli ottomani a lasciare guarnigioni importanti in Albania e soprattutto a non poterla usare come base di operazioni avanzate per lo step successivo, che doveva essere l'invasione dell'Italia, che infatti non avverrà mai tranne l'episodio di Otranto. E su questo magari ti chiedo una considerazione. Sì. E sul fatto che, beh, chiaramente l'Albania in questo caso è stato lo scudo dell'Italia, un po' come prima per tutto il Medioevo Costantinopoli è stato lo scudo dell'Europa dall'Islam, che sia stato uno scudo volontario, nel senso che consapevole di questo, nel senso di essere uno scudo della cristianità, oppure uno scudo involontario, nel senso che si è semplicemente trovata in quella posizione lì e che quindi non ne poteva fare a meno, questa è una considerazione un pochino che possiamo lasciare all'interpretazione di tutti quanti. Ma chiaramente la visione di Maometto era chiara, lui lo dice subito, che una volta presa Costantinopoli la città che prende dopo è Roma, e poi non ci arriverà mai a Roma, il massimo che arriva appunto è a Otranto, dove tra l'altro appunto noi in Italia abbiamo, diciamola anche lì, la storia romanzata, se mi passate il termine, dei martiri di Otranto, eccetera, ma di fatto alla fine gli ottomani arrivano, conquistano Otranto senza che ci sia in realtà un assedio particolarmente pronunciato, dopodiché i signori d'Italia si prendono tutti la strizza, armano un esercito, scendono in Italia e gli ottomani smollano Otranto, se ne tornano nei Balcani e poi è finita lì e in Italia non ci tornano più. Il fatto che comunque Maometto abbia fatto una sola spedizione in Italia sicuramente è anche per il fatto che aveva l'Albania come grosso problema che gli impediva di andare direttamente in Italia. Questo non significa che se non ci fosse stato il Castriota avremmo avuto i turchi in Italia, li avremmo sicuramente avuti prima, probabilmente la situazione sarebbe andata esattamente come è andata nella realtà, perché il problema principale dei turchi in questo caso era sia gestire un esercito numeroso relativamente lontano da casa che approvvigionarlo e riuscire, diciamo, a creare una rete di supporto tra la popolazione locale, perché comunque se il territorio epirota albanese era un territorio a loro conosciuto già da tempo, il territorio italiano era terra incognita. Riuscire a trovare qualcuno che supportasse la loro avanzata era quantomeno ostico, anche perché chiaramente il Papa era lì a due passi e sicuramente non avrebbe ben visto un ritorno di una sottospecie di Emirato di Bari nelle Puglie. Ecco, infatti poi anche esatto. L'Emirato di Bari si è visto come è andato a finire, c'è stata forse l'unica occasione in cui i due imperi hanno collaborato per distruggerlo, e quindi l'Albania in questo senso appunto ha giocato un ruolo molto importante, volente o nolente, e ha anche giocato un ruolo nella gestione delle varie campagne militari del sultano. Come ha detto giustamente Alberto, il fatto che ci fossero gli albanesi non ha cambiato più di tanto la politica espansiva a livello globale, perché gli ottomani comunque vanno in Crimea, vanno in Anatolia, vanno a Rodi e tutto quanto. Potrebbe essere, questo sì, che se non ci fosse stata l'Albania avrebbero avuto un pelino più di uomini da dedicare ad altri fronti, ecco, e magari avrebbero preso qualche territorio un pelino prima, questo sì. Sicuramente non Rodi, perché appunto lì abbiamo problemi logistici, poi quando si tratta di mondo antico, medievale o comunque fino alla Seconda Guerra Mondiale, fare
un attacco anfibio con delle navi è veramente difficile. Ancora nel 1700, quando si fanno le guerre per il controllo dell'America tra la Francia e l'Inghilterra, la partita si gioca veramente con una manciata di uomini, perché sono impossibili da spostare, sono impossibili da gestire, e lì è uguale, insomma. Quindi da quel punto di vista non sarebbe cambiato molto, però magari nello scacchiere, insomma, della Valacchia o dei Balcani, ecco, quello dei Balcani superiori, quello sì. E un'altra cosa che possiamo notare è che, appunto, come anche hai detto tu, la famiglia Brankovic e in generale molti serbi non avevano particolari problemi con gli ottomani, anzi erano ben disposti verso di loro, quindi è anche da questo punto la retorica, appunto, che c'è molto novecentesca dei i serbi baluardo contro gli ottomani, lascia un pochino il tempo che trova, ecco. Ma come anche d'altro canto anche gli albanesi, ecco, non tutti hanno abbracciato la causa di Skanderbeg, anzi molti poi sono entrati a braccia aperte nell'esercito del sultano, quindi questo ci porta anche a riflettere su come la vivevano i popoli del tempo e sulle puntate che facevano, ecco. Esatto. Cioè, va anche detto che noi giudichiamo, è una cosa che è uscita spesso nelle nostre dirette, giudichiamo spesso la storia con parametri che come minimo sono ottocenteschi, quindi di stampo nazionale, nazional-religioso, e pensiamo che i popoli si dovessero muovere un pochettino come, che ne so, i patrioti delle cinque giornate di Milano. Non era così all'epoca. C'era il concetto di libertas, c'era il concetto di nazione, anche nazione intesa come razza ed etnia, quindi, che ne so, i romani d'Oriente si sentivano romani, i veneziani sentivano veneziani, però non era così forte come il concetto di stato-nazione che sbuca fuori dopo la rivoluzione francese. La cosa un po' più solida era la questione religiosa, ma anche lì non era un limite eccessivo. E gli ottomani lo dimostrarono, soprattutto noi abbiamo la visione un po' distorta dell'impero ottomano per come era nell'Ottocento, 7-800, il Palazzo d'Europa, oppure quello del prima dell'assedio di Vienna del 1683, quindi questo nemico crudele e sanguinoso. Ma in verità l'impero ottomano tra il 1300 e il 1400, nella sua nascita, era veramente multietnico e multireligioso, era molto più simile a come era nel passato un modello come l'impero romano, proprio l'impero romano prima del periodo bizantino, nel senso che reclutava i popoli sconfitti dentro il suo esercito. Infatti i serbi di la famiglia Brankovic, Lazarević, il figlio di quel principe Lazzaro che aveva combattuto nella prima battaglia di Kosovo del 1389, della piena dei Merli, e che era stato un martire della cristianità, il figlio combatté con la cavalleria pesante serba, che oltretutto era la miglior cavalleria che aveva l'esercito turco, ad Ankara, quindi in mezzo all'Anatolia, contro le orde di Tamerlano. Quindi fu la cavalleria serba che andò a proteggere la ritirata dei figli di Bayezid, quando Bayezid capì che era finita, la battaglia era persa, chiese a Lazarević di coprire con la sua cavalleria serba la ritirata dei figli, perché dovevano esserci figli a portare avanti la successione, e lui rimase lì un po' come Romano Diogene con la sua guardia giannizza invece che con la guardia varangiana, a farsi massacrare perché l'onore lo imponeva. E poi venne catturato, messo nella famosa, si dice, prigione di ferro da Tamerlano, che poi anche quello probabilmente è visto. Il problema è che tutti i figli che si salvarono da quella battaglia di Ankara iniziano una guerra civile, poi così iniziamo pian piano a rispondere anche alle domande delle persone. Cioè, faccio anche un intervento a proposito di questa questione qua dell'ecumene e dello Stato-Nazione. Noi quando andiamo nel passato dobbiamo staccarci dal concetto, appunto, di Stato-Nazione come lo vediamo. Per esempio pensiamo a Carlo V, no? Carlo V è un fiammingo, perché lui fondamentalmente nasce e vive nelle Fiandre e è di cultura fiamminga. Diventa ad un certo punto imperatore di un impero immenso, tra le varie corone lui ha quella di imperatore dei tedeschi. Immaginatevi un suo suddito, per esempio, non so, della Sicilia.
che si trova ad avere appunto un imperatore che è il suo imperatore, ma in realtà è l'imperatore dei tedeschi, che è di cultura fiamminga e che regna dalla Spagna. Cioè, se lo pensiamo ad uno stato moderno, cioè per noi uomini moderni sarebbe una cosa assolutamente inconcepibile, no? Come se il presidente della Repubblica Italiana fosse, non so, un indiano che governa, cioè comunque fa le sue funzioni dal Brasile, cioè per noi sarebbe una cosa assolutamente inaccettabile. Ah, un'altra cosa ancora più assurda, che per noi è ancora più inconcepibile, è che uno come Carlo V governava varie parti del suo impero, che noi reputiamo, quando vedi una bella cartina in una mappa del libro di storia che dice l'impero di Carlo V, vedi questo impero che copre tutta la Germania, tutta l'Olanda, tutto il Belgio, buona parte dell'Italia, la Spagna e parte dell'Ungheria, e te lo mostrano con una mappa dove tu dici, cavolo, lui dominava tutto quel territorio, e ti immagini tutto quel territorio doveva avere, dato che era governato da lui, la stessa moneta, le stesse leggi, gli stessi funzionari. Invece no, lui governava come imperatore, il Sacro Romano Imperatore, della Germania, ma della Germania lui governava fondamentalmente solo l'Austria e qualche pezzettino dell'eredità borgognone che gli veniva dato dalla sua famiglia. Tutto il resto era anarchia allo stato puro, cioè che lui doveva contrattare con i vari principi, città libere della Germania per ogni singola cosa. In Castiglia governava con le leggi della Castiglia, in Aragona con le leggi dell'Aragona, in Catalogna con la città di Barcellona c'erano delle leggi della Catalogna che magari erano in contrasto con le leggi che lui usava nelle Fiandre. Quindi il motivo per cui anche quando c'era una persona che con una abilità dinastica che solo gli Asburgo hanno avuto nella lunga storia del mondo è riuscito a ricreare quello che si pensa fosse più grande dell'impero di Carlo Magno, perché territorialmente lo era, in verità era incredibilmente debole, tanto che un problema costante di Carlo V, fino a che non arrivò un po' di oro e argento dalle Americhe, era che non aveva i soldi, perché non riusciva a... doveva contrattare le tasse in maniera diversa da tutte le parti del suo impero. Questo, che era un retaggio del sistema feudale fallimentare del Medioevo, non esisteva nel mondo romano orientale, cioè l'impero romano d'Oriente, che però era collassato, ma il sistema centrato del fatto di organizzare le province con un governatore, con un sistema di tassazione uguale, importare pesi e misure, valutare le autonomie locali però nell'ottica di avere una capitale accentrata, che era tipica dell'impero bizantino, venne copiata e fu un vantaggio fondamentale per gli ottomani, tanto che usarono sempre città bizantine come capitali, non fecero una tendopoli da qualche parte. La prima capitale loro fu l'antica Prusa, che divenne Brussa o Bursa, poi Adrianopoli, una delle città dove sono combattute più battaglie nella storia dell'uomo, lì davanti, che diventa Edirne, e poi Costantinopoli. Ereditando un sistema che era efficiente, ma purtroppo era stato ormai svuotato del suo sangue giovane da guerre civili, ma soprattutto dal sacco di Costantinopoli del 1204, che aveva distrutto l'unità imperiale. Gli ottomani partono da zero, e in quegli anni lì i sovrani ottomani, che va ricordato, il loro sangue non era mica turco, perché nascevano da schiave che erano spesso cristiane. Un dato interessante è che i sovrani ottomani, da un certo punto in poi, nascevano da le loro madri erano schiave dell'harem del sultano, e le schiave dell'harem del sultano erano di solito italiane, europee comunque, oppure balcaniche, ma balcaniche cristiane. Sì. E il paradosso è che il sovrano dell'impero potente del mondo all'epoca, cioè l'impero ottomano, era figlio di una schiava. È una cosa assurda se ci pensiamo. E oltretutto aveva la simpaticissima abitudine, da un certo punto in poi, di strangolare tutti i suoi fratelli. E al momento dell'ascesa che è un po' la risposta che diamo ad Alessandro, no? Quando ci dice come mai gli ottomani hanno avuto meno guerre civili degli altri, è perché loro avevano il vizietto che quando si raggiungeva una certa età tutti i fratelli li ammazziamo e così rimango io l'unico a governare.
Non mi sbaglio proprio, Solimano fece una cosa, Solimano considerato il, uno dei più grandi sovrani ottomani, una statista, che effettivamente lo è stato, però anche lui la sua quota di fratelli strangolati l'ha fatta anche lui, perché era la prassi, che purtroppo non andò poi piano piano a selezionare, sì, riduceva le guerre civili, però non selezionava il migliore, perché poi in base a questa prassi, il figlio di Solimano, che è stato un grande sovrano, l'ultimo grande sovrano ottomano, nella fase espansiva sarà Selim, detto l'ubriacone, che è l'unico sopravvissuto per un musulmano e si è definito l'ubriacone, immaginiamoci la gioia, che infatti sarà colui che per conquistare Cipro poi subirà la sconfitta a Lepanto, tra le varie cose. La dimostrazione che non era questo gran po' di uomo. Tra l'altro, per esempio, Maometto II, alla fine dei figli che ha avuto ne sono rimasti solo due, uno che è diventato il sultano vero e proprio e l'altro che per un colpo di culo è riuscito a fuggire, non mi ricordo se a Napoli o a Roma, comunque è fuggito a Roma e quindi è sopravvissuto. Tra l'altro ha sposato un Orsini, quindi è una nobildonna romana, e ha senso che sia andato a Roma, e quindi è rimasto a vivere lì a Roma ed è l'unico che ce l'ha fatta, ecco, e chissà come mai. Se non mi sbaglio, all'epoca dei Borgia è andato sì. A Roma e c'era l'idea di farlo convertire al cristianesimo, questi progetti geopolitici assurdi, convertirlo al cristianesimo, fare uno sbarco in Morea con i veneziani e da lì arrivare fino a Costantinopoli e proclamarlo di nuovo imperatore romano, cristiano, cioè delle cose assurde, roba fallita in partenza. E mai è andata oltre la carta, grazie a Dio, perché sarebbe stato veramente terribile. Allora, Manuel ci chiede se sappiamo che Papa Callisto, no, che Papa Sisto, che sono cieco, una volta saputa la caduta di Otranto avesse meditato di fuggire ad Avignone. Sì. So che, cioè, perlomeno da quello che dicono le fonti, aveva preso in considerazione questa ipotesi, ma poi non è andato avanti. Un po' come Giustiniano quando gli dicono che ci sono gli ultras che stanno bruciando Costantinopoli, allora me ne scappo a Nicea. Porta sempre un problema, come dimostrato dalla storia. E, sì, oltretutto Otranto, io ho avuto anche modo di vedere, piuttosto impressionante, la cripta con tutti i teschi. Oltretutto un altro dato interessante è che una parte dei teschi sono a Otranto, ma una quota a parte Roma la gli ha voluti perché voleva una sua quota di martiri da portare a Roma, ovviamente. E, altronde, il traffico delle reliquie è una prassi che è andata avanti fino al fine del 1600, anche perché una roba interessante che ho scoperto è che fino all'epoca dell'illuminismo, quando iniziarono a prendere in giro le persone che facevano sta roba, uno dei vezzi dei nobili, ma anche proprio delle famiglie regnanti, era collezionare reliquie, perché si pensava che la proprietà materiale, il fatto che tu avevi un certificato che diceva che quello avevi comprato nella tua famiglia, ti scalasse per ogni reliquia, non so se andava a peso, a numero o altro, e anni di purgatorio della tua famiglia. Pensa la cosa, pensiamo alla cosa surreale. Ma già l'esistenza del purgatorio nasce con questa funzione di cash, come dire. Esatto. Non ho voglia di andare all'inferno, non è che posso pagare. Beh, se paghi allora in realtà non vai all'inferno, vai al purgatorio, e se paghi tanto ci vai poco. Esatto. Allora, vediamo un po', perché sono arrivate un po' di domande. Allora, il piano greco della Russia per far risorgere l'impero bizantino e poi magari in Russia Costantinopoli. Sapevo che c'era un piano di un principe russo di essere messo sul trono di Costantinopoli, cioè l'incontrario, perché la forza era la Russia, non la Grecia. La Russia ha sempre avuto velleità, come dire, mediterranea, quindi il suo scopo era quello, ecco, poi quello rimane sulla carta. Esatto, Caterina la Grande, giusto, era quel periodo lì. Era, però Caterina la Grande, nonostante tutti i suoi sforzi, riuscì solo, comunque fu un grande risultato, a prendere possesso del Mar Nero e conquistare la Crimea, che ancora ora è quel problema geopolitico che rimane aperto sul Mar Nero. Poco rilevante. Invece, parlando di Otranto, a Gabriele, posso rispondere io. Sì, l'obiettivo era la famosa mela rossa e mela d'oro.
Nel senso, gli ottomani sono andati sempre avanti con questo mito che è un mito ancestrale delle popolazioni turche, che venne rielaborato nei secoli e riadattato a seconda dell'obiettivo. Quando i turchi erano in Anatolia ed erano ancora sul sultanato di Rum, se non mi sbaglio, la questione della mela da conquistare era più relativo a Gerusalemme, comunque una città santa dell'Islam. Quando i turchi diventano i Gazi Ottoman e sbarcano in Europa, nella Tracia, che infatti poi, dato interessante, noi la chiamiamo Tracia, perché la chiamiamo Tracia come la chiamavano i romani e poi i romani di lingua greca, Traches, ma i turchi, tutta quella regione, anzi loro in verità tutta la regione che controllano al di sotto del Danubio la chiamano Rumelia. La Rumelia settentrionale e la Rumelia meridionale, cioè la Rumelia meridionale sarebbe la Tracia, la Rumelia settentrionale sarebbe la Bulgaria. È un'immensa area Rumelia, perché era la terra dei romani per loro. Quindi questo è un dato interessante. E quando loro sbarcano lì, inizia ad essere questo famoso mito della mela, se non sbaglio, mela d'oro, che era Costantinopoli. Quando conquistano la mela d'oro di Costantinopoli, parte il concetto della mela rossa. La mela rossa era a Roma. E poi la mela d'oro viene traslata nella successiva città che doveva cadere, cioè Vienna. E infatti l'ultima volta che i turchi parlano della mela d'oro da conquistare era Vienna nel 1683. Invece la mela rossa, cioè la prima Roma, era questo obiettivo soprattutto di Maometto II, perché sì. Maometto II cresce nel mito dei Cesari. Lui aveva letto tutto quello che è da Tito Livio, tutto quello che c'era in lingua greca e latina, anche perché lui le conosceva entrambe quelle lingue, perché era un uomo di grande cultura. E lui aveva letto tutte le gesta di Giulio Cesare e cose, infatti lui è il primo che si vuole far chiamare Basileus ton Romaion, tra i suoi titoli. Lui non si farà mai chiamare sultano dei turchi, lui si fa chiamare imperatore dei romani. E quando è una cosa che muove tra l'altro, quindi era proprio un suo vizietto, ecco. Esatto. E il suo obiettivo era quindi arrivare fino a Roma, e il primo passo era creare una testa di ponte dove, in una zona di pianure come poteva essere la Puglia, oltretutto il problema, diciamo, lì per gli ottomani è quello che ha detto bene Emanuele, la logistica. E ancora all'epoca la marina ottomana faceva schifo. Avevano riunito 200 galee per l'assedio di Costantinopoli, ma erano bastate 5 galee corazzate genovesi e veneziane per dargli le sveglie. Ricordiamo questo: 5 galee, 200 galee e 5 galee hanno vinto. A dimostrazione che se Venezia avesse messo sul mare la sua flotta, perché ricordiamo anche una cosa: nel 400 Venezia controlla alcuni porti pugliesi. Per tutta una serie di monopoli, alcuni porti pugliesi, anche persino Brindisi per un brevissimo lasso di tempo viene governato da Venezia, cosa che creerà immensi problemi con il regno di Napoli, ovviamente, perché rivoleva i suoi porti, e anche con il Papa, che vedeva questa intromissione di Venezia in faccende che motivo per cui Venezia andò in contrasto con tutte le potenze italiane. E comunque fatto sta che una minaccia diretta a quei porti avrebbe portato Venezia a schierare la flotta, e la flotta veneziana se la sarebbe mangiata all'epoca quella turca. Quindi lì fu un tentativo, una sorta di sondaggio del terreno. In più, altro dato importante, dicevo prima delle rivolte albanesi, proprio quando i turchi conquistano e saccheggiano Otranto, scoppia una rivolta in Albania. Quindi Maometto deve dirottare qualche migliaio di uomini a massacrare gli albanesi, e alla fine il progetto va a naufragare. Va detto una cosa che ci stavamo dimenticando, che molte delle truppe di albanesi, ma anche romane d'Oriente, cioè quelle compresi quegli ultimi ufficiali e soldati della Morea, soprattutto del despotato della Morea, che cade in mano turca nel 1460, vengono reclutati. Allora, gli albanesi vengono portati come coloni militari in Puglia e Calabria, nel regno di Napoli, sì. E creano quelle comunità che esistono ancora oggi, che all'inizio erano comunità di guerrieri con le loro famiglie, era gente che sapeva menare le mani, mentre invece i veneziani, che erano più pragmatici, li reclutano come sorta di mercenari nei corpi di stradiotti, che erano cavalleria leggera che combatteva alla maniera
loro dicevano dei turchi, in verità alla maniera di tutti i popoli balcanici che si confrontavano coi turchi, ma l'arciere a cavallo, il cavaliere leggero, non troppo corazzato, era tipico delle guerre mordi e fuggi che caratterizzarono i Balcani per tutto il 400, fondamentalmente. E questi reparti diventeranno incredibilmente famosi durante le guerre d'Italia, perché la cavalleria leggera degli Stradiotti era la migliore cavalleria leggera di tutte le guerre d'Italia. Non ci fu nessun reparto di cavalleria così abile nelle esplorazioni, nelle imboscate, tranne il fatto che ogni tanto avevano la tendenza ad abbandonare il combattimento e andare a saccheggiare le salmerie dei nemici, come faranno nella battaglia, se non mi sbaglio, di Fornovo, dove invece che dare colpo di grazia alle forze francesi vanno a saccheggiare il tesoro del re. Sì, italiani, in effetti. Ok, quindi Otranto l'abbiamo detto. Vuoi parlare tu dell'elmo di Skanderbeg con la testa di caprone? Sì, allora io in realtà non ho ancora capito se sia una testa di caprone o una testa di stambecco, se devo essere sincero, perché lo stambecco, che tra l'altro qua facciamo un po' di complottismo, no? Che lo stambecco è uno degli animali sacri dell'Albania caucasica, e quindi se vogliamo traslare nell'Albania europea c'è una somiglianza. Comunque noi abbiamo appunto quest'elmo e questa spada e probabilmente uno scudo che vengono chiamati di Skanderbeg. In realtà, come tutte le armi che vengono appioppate a guerrieri mitici, molto probabilmente sono delle riproduzioni tardive. Di questo abbiamo prova, anzitutto per quanto c'è scritto, perché nell'elmo c'è una scritta in latino dove in sostanza, se non ricordo male, diceva tipo Skanderbeg re de Piro e altri titoli, appunto, che Skanderbeg in realtà non ha mai rivendicato né mai usato. E quindi questo è un pochino un controsenso. È un pochino anche, diciamo, come le varie, la spada di Carlo Magno, piuttosto che la lancia di Longino, insomma, tutte queste armi che poi in realtà si scopre che ad un certo punto, specialmente dopo che il personaggio in questione è morto da qualche decennio, si cerca di mitizzare un pochino la figura per dare un pochino di compattezza ai momenti di crisi, e quindi abbiamo trovato la spada santa, abbiamo trovato di questo, quest'altro, eccetera, eccetera, oppure altri, come dire, oggetti sacri che servono a unire le folle, diciamo, va. Anche icone, no, per attaccarci a quello che hai detto tu prima, ogni tanto salta fuori un'icona, o anche come si faceva specialmente in ambito italiano, abbiamo bisogno di icone ma non sappiamo dove trovarle, beh, che problema c'è, facciamo santa una persona a caso, la facciamo a pezzi e poi questo diventa il nostro santo e ci facciamo le sue, non icone, reliquie, scusami, ci facciamo le sue reliquie e via. Quindi ecco, cioè, secondo me rimangono appunto oggetti più che altro legati al folklore e alla mistica del personaggio, più che oggetti di rilevanza archeologica. Sì, beh, è un po' come la corona ferrea dei re d'Italia, che si dice fosse la corona, il diadema di Costantino, ma è probabilmente successiva, non è lo stile dei Diani. Sì, cioè, in realtà poi, cioè, se uno vede la corona ferrea, in realtà non ci sta sulla testa di un uomo adulto, è palesemente un bracciale o un collare, probabilmente anche da donna, quindi è quello che è stato trovato al momento da gente che probabilmente non se ne intendeva molto, ha visto che era preziosa perché era tenuta bene, quindi è la corona del re d'Italia e via. Esatto. Penso che sia di caprone, in realtà non ho l'immagine sotto mano, comunque sì, mi ricordo che c'è appunto quest'elmo, che tra l'altro è un elmo molto semplice, con una semplice calotta e sopra la testa di quest'altro. Questo va detto anche un'altra cosa, che questi elmi così decorati, se anche fosse, sarebbero stati degli elmi da parata, non di sicuro degli elmi come si vede ora. Anche perché se uno va a fare una ricerca su Skanderbeg su internet troverà sempre questa immagine iconografica di lui con questa, a parte le armature o in stile classicheggiante, tipo con come se fosse una corazza di bronzo di epoca ellenistica, quindi con tutti i muscoli in evidenza, e mantello rosso e quest'elmo aperto da capo. Probabilmente quando andava in battaglia usava un'armatura, visto che era mobile, era ricco, ma probabilmente un'armatura d'acciaio di piastre fatta in Italia, magari a Milano,
o in Germania, che lo proteggeva bene in battaglia, perché comunque va detto che i migliori armaioli dell'epoca venivano o dal nord Italia, nella zona di Milano, o nella zona della Germania, adesso non mi ricordo in quale area esattamente, però erano o tedeschi o milanesi i migliori armaioli. E persino Costantino XI aveva un'armatura che era di fabbricazione, se non mi sbaglio, milanese, semplicemente perché erano le migliori, e se tu eri il sovrano o comunque un grande condottiero, te la ordinavi perché ti proteggevi con quella maniera. Se mai c'è stato un elmo così, poteva essere di, anche perché è un elmo molto poco pratico. Sì, mi ricordo un po' quei disegni, non so se li hai visti su internet, che però ce n'è solo una cascata di Basilio II, già un pochino su d'età, anche se, cioè, già con, magari con i capelli bianchi, anche se lui in realtà è morto relativamente giovane, perché mi sembra che avesse appena superato i 50 anni, con questa armatura completamente d'oro, una sorta di cotta d'oro che sembra quasi un cavaliere dello zodiaco, no? E dici, ma che dove te la sei inventata questa roba qua, no? Ecco, siamo su quella, su quel genere lì. Sì, esatto, cioè alla fine... ovvio che c'erano delle differenze, magari nei soldati avevano divise, armi tipiche della loro zona, quindi magari probabilmente gli albanesi usavano dei falcioni oppure delle armi in asta, che erano un pochettino più comuni tra gente che, soprattutto per la fanteria, erano contadini arruolati per e montanari arruolati per le campagne. Magari la cavalleria era composta da reparti scelti più corazzati, composti dai nobili, che di sicuro avevano delle corazze o fatte in Italia, oppure corazze prese ai turchi, e quindi di sistema lamellare, e poi avevano tanta cavalleria leggera, e cavalleria leggera c'era un pochettino di tutto, ma probabilmente in molti nella cavalleria leggera, come erano ad esempio gli stratioti, non avevano neanche, magari avevano una cotta di maglia, la maggior parte delle volte avevano delle tuniche di lino pressato, anche perché loro non dovevano andare in corpo a corpo frontali come una carica di cavalleria pesante. Sì. Loro dovevano attaccare ai lati, colpire con lance, colpire con le frecce, sciabolare la gente in fuga, o colpire le truppe leggere. Anche qui non è tutto come si vede nei film, dove ogni santa volta che tu sei armato, che tu non sei armato, carichi frontalmente l'altra schiera e diventa una gigantesca scazzottata. Non era così la guerra, non è mai stata, era una cosa molto più sofisticata, molto più molto diversa, da probabilmente anche molto meno scenografica rispetto a quello che cercano di rendere figo nei film, ovviamente, perché ti devi gasare, sì, mentre vedi la gente che carica contro ogni, magari in salita o in condizioni assurde dove nessuno avrebbe mai caricato o fatto niente, perché la pellaccia ci tenevano nel passato esattamente come ci teniamo noi oggi. Sì, esatto. Adesso non ricordo esattamente l'area, però tutte le volte che ho letto dei libri su armature medievali, soprattutto a cavallo tra il 1300 e il 1500, i migliori armaioli erano milanesi, ma proprio la scuola milanese era tra le migliori armature che facevano nel mondo, sì. E poi delle aree della Germania, probabilmente anche Augsburg, che comunque non è troppo lontana, è al di là delle Alpi, Germania meridionale, se non mi sbaglio. E, ok, non mi pare ci siano altre domande. No, ci siamo. Se ancora qualcuno di voi ha qualche curiosità, dica ora o taccia per sempre e andiamo in chiusura. O taccia fino alla prossima diretta. Ok, perfetto. Ok, sì, infatti mi ha confermato la cosa. Che via, almeno, sì, più o meno eravamo lì. Ok, allora, in chiusura abbiamo visto... esatto, tipo privato, ma giustamente di quello che... Esatto. Esatto, sì, per l'appunto. E va detto che contro gli archi lunghi inglesi e barragallesi anche le corazze non avevano i loro limiti, perlomeno una certa distanza. Ovvio che
un cavaliere corazzato con un'armatura milanese fatta bene, il lancio dall'alto, cioè quelli che si vedono i tiri a parabola in tutti i film, non gli avrebbe fatto niente al cavaliere, cioè dovevi avere sfiga che ti entrasse nella celata la punta della freccia, una roba impossibile. O doveva sbilanciarti, se cadevi facevi come le tartarughe, basta. Esatto. Il problema era più che altro il destriero, il destriero non era corazzato, infatti uno dei problemi grossi nelle cariche francesi è che, dato che già la corazza dell'uomo era costosa, la corazza completa del cavallo era ancora più costosa, non è che l'avevano tu, anche i reparti di cavalleria pesante degli uomini d'arme non riuscivano a pagare anche la corazza completa del cavallo, c'erano di sicuro, probabilmente schieravano i più corazzati anche con i cavalli in prima linea, quelli che erano le armature migliori da che mondo è mondo avevano sempre messi in prima linea, e poi dietro metti via via sempre quelli meno corazzati. Le frecce degli archi lunghi, il problema è che ti ammazzano il cavallo, e se un cavallo di 500, 600, 700, 800 kg cade giù e tu hai intorno altri cavalli di 6, 700, 800 kg che stanno andando a 30 km orari con la corazza e che quindi diventano tanti chili, inizia a increspare le linee, e cosa succedeva? Che se c'era un numero di cavalli abbastanza alto che cadeva, la carica rallentava, perché ovviamente si cercava di per quanto possibile, poi ovviamente quegli incidenti capitavano, ma non vengono mai raccontati nei libri, quanta gente veniva calpestata perché cadeva da cavallo durante le cariche ed è calpestato dalle linee successive. Quindi magari una carica rallentava, e quando rallentava e magari arrivavi vicino, antistante alla linea inglese, e lì le frecce venivano sparate ad alzo zero a 30 metri, e lì a 30 metri magari era più probabile che una fessura la trovassero, anche perché ho visto dei test anche fatti da gente, ora ci sono una marea di video su YouTube, potete andare a vederli, e un arciere con addestramento, e anche quelli che lo fanno nei video di YouTube hanno magari qualche anno di esperienza, sono appassionati, ma questi gli archi lunghi inglesi si addestravano da quando avevano 7 anni, perché c'era proprio una legge che obbligava fin dai 7 anni i ragazzi più alti e con le spalle più larghe, che dovevano esercitarsi ogni domenica dopo la messa al tiro con l'arco in sorta di competizioni, perché il re inglese, vedendo quanto erano abili, quanto erano utili, voleva avere un bacino continuo di gente addestrata al tiro con l'arco lungo, e un arciere con arco lungo poteva avere una precisione a una certa distanza veramente da cecchino. E ovviamente sapevano dove erano le interstizioni dell'armatura dove sparare una freccia, senza arrivare alla battuta di Legolas al fosso di Helm, dove erano le punti deboli dell'armatura degli Uruk-hai, però più o meno quello. Sapeva che se il cavaliere nel momento della carica alzava il braccio per alzare la spada, qui c'era la giuntura, gli sparavi lì la freccia. E lì non c'era la corazza di piastre, c'era la cotta di maglia oppure la parte di tessuto, che era anche peggio, perché la freccia entrava e poi era difficile toglierla e ti dissanguavi dentro l'armatura. Quindi ci sono delle cose che sono poco eroiche, ma erano molto pratiche. Infatti gli archi lunghi inglesi prima, e poi i picchieri del tercio, cambiarono la guerra, perché svilupparono un concetto più da... non era più una guerra cavalleresca, era una guerra fatta proprio uccidendo i nobili, che prima nel Medioevo ne morivano pochi, perché scombattevano tra di loro come una casta, come se fosse un club che faceva delle grandi partite di calcio, e alla fine non è che se ne ammazzassero tanti tra di loro, si accettava la sconfitta del nemico. Quando invece gli archi lunghi iniziano ad Azincourt a uccidere i cavalieri che si erano arresi perché non potevano tenerli prigionieri, la guerra cambiò volto in una maniera molto più brutale, che poi aprì ai conflitti sanguinosissimi che saranno stata la guerra dei 100 anni, la guerra civile inglese, quella tra gli Orchi e i Lancaster, le guerre d'Italia che distrussero il nostro paese, che all'epoca era la zona più ricca d'Europa insieme alle Fiandre, e poi tutto quello che saranno le guerre di religione fino alla guerra dei 100 anni, che sarà la cosa peggiore che l'Europa ha conosciuto come conflitto interno. In paragone, probabilmente in termini di proporzione, peggiore delle guerre mondiali, per quello che ha combinato in Europa, per come era, le cose che potevano fare.
Certo, esatto, ci sta anche quello, non era niente fatto dentro una fabbrica, quindi sì, infatti si dice che gli arcieri inglesi spesso le frecce se le facessero da soli. Sì. I più bravi, i più esperti si facevano le frecce perché e avevano diverse frecce con punte diverse a seconda del tipo di tiro che dovevano fare. C'erano frecce di penetrazione per le corazze pesanti, frecce che dovevano servire per esempio a far buttare giù un cavaliere che non erano fatte per penetrare ma avevano una punta così che serviva a rimbalzare e sbilanciarti, oppure frecce più normali quando sparavano sulla fanteria che dovevano essere più leggere per andare più lontano e fare più danni possibile. Quindi anche lì cambiava tantissimo, non era tutto lineare e di sicuro, e qui sfatiamo un mito, non c'è nessuna battaglia, per quanto sia figo vederlo nel gladiatore, dove gli arcieri avessero del coso infiammabile davanti, accendessero le frecce per sparare bordate di frecce infuocate in una battaglia campale. Quello dobbiamo metterlo nella diretta sugli stereotipi del Medioevo, le frecce infuocate, la paura dell'anno 1000, lo Ius Primae Noctis, questa roba qua. Ne discuteremo, ma di sicuro quelle scene sono molto fighe nei film, ma a parte il fatto che nessun esercito si portava appresso roba infiammabile in quelle quantità per usare in una battaglia campale. Se tiri una freccia infuocata la tiri, oh cazzo si è spento, si è spento di nuovo, mannaggia. E soprattutto avere il fuoco in quella maniera lì non crea un danno extra alla persona che subisce il coso da fuoco eventualmente. Quindi non aveva proprio senso, cioè le uniche volte dove hanno usato, oltretutto non si parla quasi mai di frecce incendiarie, quando viene usata roba incendiaria sono missili, roba più grossa incendiaria, che veniva usata negli assedi per cercare di far scoppiare degli incendi dentro la città, non per altro, è l'unica cosa, in un mondo dove spesso le case erano fatte coi tetti di paglia, era il modo migliore per dare qualcosa da fare agli assediati mentre tu assaldavi le mura. Sì. Quello. Ma in battaglia sarebbe stato una follia. L'unico caso è l'eccezione di cui abbiamo parlato altre volte del fuoco greco, ma anche lì abbiamo dimostrato con Emanuele che il fuoco greco funzionava molto bene solo in determinate situazioni molto specifiche, non è che lo potevamo usare sempre. Perché era incredibilmente, esatto, era incredibilmente difficile da usare, rischiavi che ti bruciavi la tua nave oltre che quella nemica se non lo usavi bene. Perfetto, direi che abbiamo oltretutto sconfinato abbondantemente rispetto a Scandalberg. Gli argomenti, sì. Però visto che eravate interessati è stato divertente trattarlo. Allora, noi ci riorganizzeremo a breve con un prossimo sondaggio, vedremo quali saranno i temi proposti e niente, ringrazio tutti voi per essere stati qui fino alle 11:15 nonostante domani si lavori. È stato un vero piacere, grazie a tutti, buona serata, ciao, a presto.